sospensione veramente non è niente male. Fa abbastanza freddo, qui siamo ancora in inverno. Buongiorno amici, questa mattina andiamo all'altopiano di Campo Imperatore, giretto in bici. Approfitto un attimo per ringraziare la pensione Serena per la squisita cena di ieri sera. Non ditemi che questo non sembra un piccolo Tibet. Eccoci arrivati, abbiamo sceso le biciclette e faremo tra andata e ritorno più o meno una trentina di chilometri, non tanto oggi. Arriveremo all'osservatorio. Vai! Chi avrebbe mai detto che un giorno sarei passato qui sopra con la bicicletta? Stiamo partendo da un'altitudine di circa 1500 metri, da qui al piazzale di Campo Imperatore saranno più o meno 600 metri di dislivello. Paesaggio magico! Penso che questo è il top di paesaggio anche in bicicletta. Una deviazione al laghetto di Pietranzoni obbligatoria. E qui una dronata ci vuole. Vedo che c'è anche della neve su.
solito vento contrario, fortissimo. Si soffre, ragazzi. L'alta quota, il vento contrario. Penso che anche un professionista avrebbe difficoltà. Giusto per rendervi conto, noi siamo arrivati da dietro quella collina, abbiamo risalito tutto questo tratto e dobbiamo arrivare lì su. Tiene un vento incredibile, però vogliamo arrivare, dai. C'è un piccolo tratto di discesa e le biciclette non vanno per il forte vento. Non riusciamo a pedalare in discesa. Salita 10%. Quest'ultimo pezzo ce lo facciamo a piedi, dai. L'importante è arrivare. Grazie. Dimmi, Franco. Ormai siamo arrivati, fra. Dai, su, la curva ormai ci arriviamo. Ciao. Ok. Ciao. Ha detto che non conviene andare su per il vento. Però dai, ci siamo. Ripresa il vento, porca miseria. Dai. Siamo ad un'altitudine di 2100 metri. Siamo arrivati con un vento pazzesco. Eccoci arrivati, questo è il piazzale di Campo Imperatore, quello è l'osservatorio e quello è il Corno Grande. Insieme al mio amico Daniele, una volta siamo saliti fino su in cima, lo abbiamo scalato. Un panino di viso 3, bravo. Un paninetto. Si scende. Vai, ci siamo! Qua i freni! Sono messi a dura prova! Non so se si riesce a vedere con la GoPro, è il particolarissimo Monte Bolza. Che si fa adesso? Come sempre, ciclisti anomali. Quindi ci fermiamo a pranzo a Castel del Monte.
dobbiamo aspettare un attimo, il ristorante è ancora presto, ci facciamo una birretta. Alla salute ragazzi. Salute. È normale dopo due giorni di pedalata che mi fa male leggermente qua dietro le spalle. Se fai tre giorni ti fa male pure un'altra cosa. Osteria del Lupo. Vabbè. Bello qua. Ed è tutto pieno. Ah, dottor, sempre fiere, non sono mai venuto. Il bicchiere di vino, franco. Questo è l'antipastino del Lupo. Questo, un po' di formaggio e prosciutto. Un appetito. Antipastino vuole? Sì. Una pezza di pasto. Antipasto è per uno, però di. Questa è una pasta tipica fatta con acqua e farina integrale di tipo zero, che al posto dei fagioli ci ha messo le lenticchie. Invece Franco ed Alessandro hanno preso gli strozzapreti con guanciale e porcini. Anche questo weekend è finito, è stato un weekend, veramente un weekend spremuto fino all'osso. Siamo stati al lago di Campotosto, poi siamo andati con le biciclette da Matrice e oggi siamo andati all'alto piano di Campo Imperatore. Meglio di così non si può. Dai, a presto!